Ciao a tutti, oggi vediamo una ricetta veloce. Basta pochissimo per fare la pasta, ricotta e noci. Vediamo tutto il procedimento come la facciamo noi. Per fare la pasta, ricotta e noci, noi utilizziamo 350 g di pasta, 250 g di ricotta, 150 g di noci, 100 g di speck, una piccola cipolla rossa, 100 ml di vino bianco o mezzo bicchiere, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. La prima cosa da fare per tutte le ricette velocissime è accendere la fiamma per l'acqua della pasta. Tagliamo la cipolla. Questa è una ricetta molto versatile che potete fare davvero in tutte le stagioni. In una padella mettiamo 3 cucchiai di olio, facciamo stufare la cipolla a fiamma moderata, dopo 3-4 minuti ci mettiamo lo speck. Per fare una versione vegetariana potreste sostituire lo speck per esempio con la rucola. Circa 50 g di noci. Come abbiamo detto prima, è una ricetta estremamente versatile perché potete adattarla un po' alla stagione. Quindi, invece dello speck, per esempio, in estate potreste metterci le zucchine. Alziamo la fiamma e sfumiamo con il vino bianco. Dopo aver sfumato con il vino bianco, abbassiamo la fiamma, copriamo e ci dedichiamo alla ricotta. Questa è una ricetta con pochi ingredienti, quindi assicuratevi che per esempio la ricotta sia di altissima qualità. Un cucchiaio di olio, un pizzico di sale, pepe, e amalgamiamo. Immaginate che questa ricotta noi l'abbiamo comprata questa mattina, era ancora calda, quindi appena arrivata dal caseificio di fiducia. Era già una crema, ma adesso ovviamente cerchiamo di renderla ancora più cremosa con la forchetta. Tritiamo grossolanamente le noci. Mettiamo, vedete, una parte nella ricotta, nella crema. E altre invece ce le mettiamo da parte. E amalgamiamo le noci con la ricotta. Saliamo l'acqua della pasta. E possiamo versarla. La pasta cuoce in 8 minuti, ma noi la teniamo 5. Controlliamo il nostro sughetto. Alziamo la fiamma. La pasta l'abbiamo scolata e la uniamo al sughetto. Questa è una ricetta molto semplice, però questa è la parte un po' più complicata, andare ad unire tutto adesso. La pasta termina la cottura, quindi nel sughetto. Se non vi piace lo speck, potete anche
sostituirlo con della pancetta o con della salsiccia sbriciolata, come preferite, con del prosciutto. Prima di spegnere, quindi, passati quasi 3 minuti di cottura aggiuntivi nel sughetto, aggiungiamo proprio alla fine la crema di ricotta. E amalgamiamo. E la ricetta praticamente, come vedete, è terminata. È stato semplicissimo farla. Se rifate questa ricetta, fatecelo sapere nei commenti. Aggiungiamo le noci che ci eravamo lasciati. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek, perché vi facciamo vedere tantissime ricette tradizionali italiane come questa. Abbiamo una playlist con tantissimi primi piatti, più di 60, salvatevela, la trovate in descrizione sotto al video di YouTube. Se la ricotta tende un po' a asciugarsi, aggiungete un po' di acqua di cottura e possiamo spegnere la fiamma. Alla prossima ricetta, ciao! Troppo buono.